Buongiorno, oggi faremo una torta per bambini, Nutella e panna, sarebbe come la moretta, soltanto che la moretta c'è un pan di Spagna al cioccolato, è molto più compatto. Invece la facciamo come vi ho insegnato, come tutte le altre torte, con il pan di Spagna normale, fatta a strisce come l'abbiamo sempre fatta. Allora, foderiamo il piatto, poi lo bagniamo con acqua e zucchero sempre. Come ricordate, io il pan di Spagna lo taglio a strisce, non faccio il pan di Spagna tondo e poi lo taglio in tre per le torte. E così risulterà molto più leggero. Allora. Adesso mettiamo la Nutella. Tanto il cappuccio serve solo per spalmarla, diciamo. Poi non provate a spalmarla con la spatola, se no la Nutella si attacca al pan di Spagna e ve lo portate tutto appresso. Lo dovete fare solo quando ci mettiamo la panna. Panna. E adesso si può allargare, così non viene appresso niente. Altro strato. Io mentre faccio il video so fare anche altre cose. Bagniamo acqua e zucchero. Questa, se fosse stata fatta, come ripeto, col pan di Spagna al cioccolato, si sarebbe chiamata moretta, però io le morette le faccio proprio così, perché se no già c'è la Nutella, poi pure il pan di Spagna al cioccolato io la preferisco così, però la vera moretta è con il pan di Spagna al cioccolato. Non fa niente che non copro tutti gli spazi, perché poi quando ci passo sopra la panna adesso li copro tutti gli spazi. Quindi non allargate mai la Nutella da sola, perché sennò si attacca al pan di Spagna. E adesso l'ultimo strato a coprire. Quindi le strisce, se vi ricordate, però ve lo ripeto, vanno, se la prima la facciamo le strisce verticali, le seconde strisce le faremo orizzontali e le terze di nuovo verticali, così vanno a incastrarsi, perché se le mettiamo tutti così, poi quando andiamo a tagliare la torta non si taglia bene. Adesso
accompagnate a Parrigiano. E adesso andremo a fare la decorazione. Perché là sopra adesso ci andrà una stampa dei Power Rangers. È dei Power Rangers, sì. Erano le Winx, Power Ranger era un'altra, quindi la mettiamo così. Facciamo il giro intorno. Il cappuccio fissato. I bordi per non far muovere la foto, vedete? Ecco qua. Questa è una torta per, cioè per bambini e anche per grandi, eh? Nutella e panna. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.